Antonio Martorella, presidente Curi, un passo avanti ulteriore per la società, il mondo Curi, che è l'unica realtà in Abruzzo a essere affiliata a Juve, insomma, non è poco. Sì, oggi siamo contenti perché c'è la seconda visita programmata di Claudio San Giorgio, il tecnico della scuola calcio, del progetto Scuola Calcio Juventus Italia. Ne abbiamo già fatta una il 13 settembre e la Juventus ha voluto osservare tutta l'attività di base dai 5 ai 12 anni. Oggi invece in particolar modo stanno osservando gli esordienti, tutte e due le annate 2006-2007 e i pulcini primo anno 2008. È proprio questo il modo per il quale si sostanzia l'accordo con la Juventus. Ogni mese avremo la vista dei loro tecnici che alla fine dell'allenamento faranno un incontro con i nostri tecnici per trasferire il metodo Juventus. Quindi praticamente i bambini della Curi si allenano come i bambini che si allenano a Vinovo. È chiaro che poi il talento è differente, però insomma la metodologia che applichiamo qui alla Curi è la stessa che viene applicata a Vinovo dalla Juventus per la scuola calcio Juventus. Devo dire che siamo molto contenti perché l'abbiamo cercato con molto impegno questo accordo ed è arrivato, ne abbiamo l'esclusiva in Abruzzo per i prossimi due anni, la prima e unica Juventus Academy d'Abruzzo. Se dovesse sintetizzare il metodo Juve, al di là proprio dell'aspetto tecnico, in cosa si potrebbe sintetizzare? È un metodo ambizioso e vorrei fare delle considerazioni ambiziose e spero di esserne all'altezza. Praticamente si dice sempre che in Italia manca la tecnica, siamo indietro con la tecnica. Il metodo Juve propone un frequente rapporto tra lo strumento, quindi il pallone, e il giovane calciatore. Per dire un esempio proprio situazionale, si parte con la costruzione del gioco dal portiere e non c'è paura se ci vengono a pressare e ci fanno gol dal basso, perché in questo modo il ragazzo affronta il problema, ha un rapporto stretto tecnico col pallone, migliora appunto la sua tecnica e ne acquisisce l'autostima, il tutto per arrivare alla costruzione di un calciatore propositivo e coraggioso che, se non giocherà in Serie A, magari però nella vita sarà un uomo propositivo e coraggioso. Prossimi progetti e anche prossimi obiettivi? Continuare con Curi Clinic. Ci fa piacere dire che qualche giorno fa abbiamo ospitato Ubaldo Righetti con un convegno con un bellissimo tema: il calcio giovanile e i suoi benefici formativi. Il mondo Curi è entrato per la prima volta nell'università, nella sala 31. Permettetemi una battuta: qualche giorno fa in quella sala c'è stato Carlo Cottarelli, che ha rischiato di fare il presidente del consiglio; qualche giorno dopo c'era il mondo Curi al gran completo e il prorettore, la professoressa Augusta Consorti, è rimasta molto favorevolmente impressionata da questa invasione pacifica. E abbiamo appunto intenzione di animare il dibattito sul calcio giovanile con una serie di incontri, speriamo e crediamo, di alto livello. Claudio Croce, direttore generale Curi, per parlare di questa società che sta davvero scalando le vette delle società nazionali, adesso anche un accordo importante e poi tanti altri progetti. E facciamo parte di questo progetto con la Juventus Academy. Siamo riusciti, dopo il momento di conoscenza dell'anno passato, a stringere l'accordo con la Juve, che prevede diverse attività sia a livello tecnico che a livello organizzativo, e oggi siamo qui a Spoltore per la seconda visita ufficiale da parte dei responsabili del progetto Juventus Academy. E come avete potuto vedere anche dalle immagini, abbiamo diverse categorie che si stanno allenando ed è una bellissima esperienza per i ragazzi, sicuramente. Loris Masciovecchio, coordinatore Scuola Calcio Curi per Spoltore, e per un'esperienza questa con la Juve, insomma, che vi caratterizza.
Beh sì, sicuramente è una bellissima cosa e soprattutto credo che sia un salto di qualità di questa società che ambisce a far sì che i ragazzi, oltre ad avere un'esperienza del campo, possano avere il controllo di una società che oggi, nessuno me ne voglia, ma è l'elite del calcio italiano, non solo attraverso i risultati ma anche attraverso la qualità del brand che esporta anche a livello europeo e mondiale. Quindi con questa nuova partnership anche noi tecnici abbiamo l'opportunità di confrontarci con questo mondo, che potrebbe esserci utile affinché poi le nostre esperienze le riportiamo ai ragazzi. Come reagiscono i ragazzi? Beh, sicuramente questa è la seconda visita, la prima è stata molto più a livello emotivo, cioè nel senso c'era una fibrillazione della novità. Chissà, forse si aspettavano qualche personaggio un po' più noto. Oggi invece forse siamo entrati nella prima vera esperienza, che è quella dove i ragazzi sono consci di quello che devono fare. Infatti ci hanno chiesto di fare un normale allenamento e di verificare ciò che si sta facendo durante questo periodo. Quindi oggi è un test più sereno rispetto alla prima, che è stata un po' più fibrillante. Marco Schipa, istruttore Curi, per questa esperienza, dopo la bella esperienza che già ha caratterizzato quest'estate a Castel di Sangro con l'affiliazione Juve, con il metodo Juve, diciamo, che poi è arrivato adesso suggellato dal contratto. Sì, è stata un'esperienza bellissima, ho avuto la fortuna di fare 2 settimane direttamente anche con lo staff Juventus. Non mi posso mai dimenticare le parole dello psicologo Antonio Sacco della Juve, che disse: una settimana qui equivale a quasi 6 mesi di lavoro vostro in campo. Quindi è stata un'esperienza molto molto bella e formativa, sia per quanto riguarda noi istruttori ma anche per i ragazzi che ne hanno partecipato. È andata molto 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 bene e sono contento che la società Curi abbia firmato questo contratto di 2 anni per poter dare modo e seguito di continuare a lavorare al meglio a noi istruttori anche con i bambini. Una caratteristica di questo metodo quale potrebbe essere, la cosa che lo contraddistingue magari dagli altri? Che si lavora principalmente sul possesso palla, nel senso dobbiamo formare ragazzi propositivi e coraggiosi, quindi la palla deve essere nostra e se la perdiamo dobbiamo subito andarcela a riprendere in avanti. Catenaccio a Dio. Catenaccio a Dio, molta personalità, si va sempre in avanti, possesso palla a noi e si cerca di fare gol, ovviamente. Marco Chiavaroli, istruttore Curi, uno dei tanti istruttori Curi, però ha il merito di aver già fatto il corso a Castel di Sangro, un corso, possiamo chiamarlo così, in realtà una settimana formativa con metodologia Juve. Adesso è arrivato un accordo importante con i ragazzi, sono contenti di avere questo, diciamo, anche chiamiamo questa chicca, visto che è l'unica società abruzzese ad essere affiliata con la Juve. Sì, abbiamo avuto la fortuna, io e Marco Schipo, un altro istruttore della Curi, di partecipare a questo camp. È stata un'esperienza unica, formativa, perché in una settimana si cerca di dare il metodo Juve, di dare questa impronta, che è un'impronta a mio parere bellissima e soprattutto molto formativa. E in questa settimana appunto i ragazzi si allenano tutti i giorni, mattina e pomeriggio a Castel di Sangro, e svolgono allenamenti, come ho detto prima, solo ed esclusivamente col metodo Juve, che appunto abbiamo avuto la fortuna di riportare anche qui in Abruzzo grazie a questo accordo, e siamo felici di riportare qui in Abruzzo perché troviamo un modo di crescita per i ragazzi molto valido. È
Silvia D'Incecco, capitano nazionale a calcio a 5, per questa esperienza che è un'esperienza in questo caso del mondo Curi, poi parliamo dell'altra esperienza, ma prima di questa che insomma vi vede protagonisti qui con affiliati Juve. Sì, sono entrata da poco in questa nuova famiglia e sono contenta e orgogliosa, diciamo, di indossare questa maglia, perché l'ho sempre sentita nominare da fuori questa scuola calcio. È un ottimo ambiente, credo che i bambini oltre a divertirsi imparino tanto, quindi cose fondamentali per andare avanti e per dare spazio ai giovani. Con un metodo nuovo, possiamo dire, no? Insomma, primi passi, comunque già si vedono le differenze. Sì, sì, perché comunque essere affiancati a una grande squadra ci rende orgogliosi e ci rende fieri di questa collaborazione, quindi accogliamo con emozione questa grande squadra e cercheremo di imparare al meglio da loro. Istruttrice Curi, capitano della nazionale calcio a 5 e poi anche adesso in visita al Quirinale da Mattarella per i 120 anni della federazione. Sì, bellissima esperienza. Ieri, come dicevo prima, era la prima volta che entravo nel Quirinale, quindi e incontravo persone così famose e così grandi che hanno fatto la storia del calcio e dello sport italiano. Emozione bellissima, ho ancora la pelle d'oca solo a pensarci e sono fiera, orgogliosa, ancora vi ripeto, di stare qui e di rappresentare comunque l'Italia e tutti noi.